possiamo pensare all'altro. È come nella vita vostra di tutti i giorni. Se domani avete il compito di italiano, faccio un piccolo esempio, non potete pensare alla promozione, quindi all'anno successivo che sarete, siete bambini di quarta, non potete pensare all'esame dell'anno prossimo in quinta elementare, non potete pensare al compito di matematica che avete tra 15 giorni, vi dovete concentrare sul compito di domani, giusto? Quindi noi ci parliamo partita dopo partita, non ci pensiamo alle serie B. Se dovesse succedere un giorno ci penseremo. Ma adesso dobbiamo lavorare con gli obiettivi che sono convenienti, quelli di non perdere. Aspetta, lui che era mezzo alla fine di una partita vinta, abbiamo seggiato. Andiamo a casa con le famiglie, con le nostre figlie, con i nostri figli, andiamo a fare una bella cena e lunedì stiamo tutta la giornata con la famiglia. Questo è il più bel festeggiamento che uno possa avere. Aspetta, per lui. Come quando reagisco con un mio giocatore quando sbaglio un calcio di rigore, facendogli un po' di coraggio. L'arbitro è un uomo e può sbagliare, quindi ha anche diritto quasi a sbagliare. Noi abbiamo il dovere di giustificarlo e comportarci bene, perché comunque l'arbitro è uno che fa sport e che spesso sbaglia un po' di più. Ma non possiamo condannarlo per il mio errore, quindi dobbiamo essere tranquilli e sostenerlo. I giocatori quando si allenano al giorno? Tutti i giorni, per 2-3 ore, a volte anche 2 volte al giorno. Tranne il lunedì che noi diamo una giornata di pausa. Ma cosa provate quando si allenate? Io quello che provo io ti posso dire di gioia. È una bella sensazione. Una sensazione di gioia, di liberazione, ma nello stesso tempo dobbiamo essere concentrati, perché comunque fino a quando la partita non finisce non sei mai sicuro di vincere. Quindi una bella gioia, ma una gioia momentanea che non ti deve, come dire, far pensare che hai già vinto, quindi devi essere tranquilli. Dalla serie D a quasi la serie B, cosa pensate di questo percorso? Questo è meglio di conforti. Fate domande molto intelligenti, bravi. Il percorso l'abbiamo tracciato quando siamo venuti qui a Trapani. C'è la consapevolezza in noi che vogliamo vincere tutte le partite. Poi ci sta anche andando bene. Non ci pensiamo, ti dico la verità, non ci pensiamo tanto. Lavoriamo domenica dopo domenica. I risultati